Praticamente questa via l'abbiamo aperta per sbaglio, non è stato un caso. Era novembre di 3 anni fa, freddo cane, le prime gite dell'inverno, ghiaccio in giro da far cascate non ce n'era, allora abbiamo detto dai che andiamo a fare una via di misto al Tonale e volevamo fare la Pernice, che era una via che sapevo avevano aperto dei miei amici qualche anno prima. Eravamo io, l'Alessio Tait e la sua morosa Rossana Tomasi. E avevamo dietro il materiale per una ripetizione, qualche friend, anche perché è una via anche spittata. E quando ben ci siamo accorti che eravamo nel canale di accesso sbagliato, ho detto vabbè, ormai siamo qua, andiamo su di qua. Mi sembrava fattibile, interessante, ho detto ormai. Dopo abbiamo fatto anche le doppie con quel poco che avevamo, qualche nat incastrato, qualche cordino, ed è stata attrezzata a spizzo successivamente le soste. Dopo lì per lì ci siamo divertiti a prenderla, però non eravamo neanche così convinti del successo che avrebbe potuto avere. Io avevo detto, guarda che secondo me questa via qua comunque è carina, è in un posto comodo, secondo me la ripeteranno. E difatti. E poi è diventata una classica con centinaia di ripetizioni. Quella più alta è il Monticello superiore, perché c'è il Monticello inferiore, di mezzo superiore. Siamo simpatiche, saremo un po' meno carine, ma siamo simpatiche. La via può essere, è lunga 200 metri, può essere fatta in 7 tiri medio-corti e secondo me è una buona soluzione perché ci si tiene abbastanza vicini, ci si vede, ci si sente. Dopo è una via relativamente corta, quindi alla fine può essere meglio prendersela anche con calma. Oppure si può anche fare in 4 tiri lunghi, come si vuole. Solitamente io preferisco raggiunta la cresta e fare una doppia sul versante a sud e seguire la cresta del Monticello fino alla cima del Monticello superiore, proprio e scendere a piedi all'impianto. Ok, siamo venuti fuori dal passo chiave,
dietro DM4/M5 è fatto in spaccata, e a volte è meglio farlo un pezzettino con le mani e poi tirare fuori le picche. Adesso ci manca l'ultimo tiretto, arriviamo sulla cresta al sole finalmente. Oh, che bello! E dopo facciamo una doppia e seguiamo il filo della cresta per arrivare proprio in cima al monticello superiore. E poi scendiamo la funivia a mangiarci una fetta di strudel per la birra. Perfetto! Brava Giulia! Grande. Passo chiave! Fatto! Grande.